Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo video del primo video del 2019. Chiedo scusa se non mi vedete da un bel po', ne approfitto visto che è il primo video di quest'anno per farvi gli auguri di un felice 2019, che sia il più sereno possibile, che soddisfi al massimo le vostre prospettive future. Sembra una frase fatta, però serve, è una frase che serve. Comunque siamo in un video di smaltiti dell'ultimo periodo, dovrebbero essere gli ultimi 3 mesi se non erro, sì, da forse ottobre a dicembre se non erro. Comunque dal titolo si capirà di quali mesi stiamo parlando. Giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare. E se hai visto ovviamente la recensione del prodotto sul mio canale, troverete il link al video con il minutaggio accanto per poter arrivare alla recensione. Partiamo subito. Allora, ho terminato della Bilba una spuma ai semi di lino e cristalli liquidi, extra tenuta, formula professionale, illuminante e volumizzante della Cadei. Era un bocciglione da 300 ml, lo avevo da un bel po', non è che mi facesse più di tanto impazzire perché lasciava quella sensazione un po', c'è anche un mio capello, un po' dura sui capelli, però mi inanellava bene i capelli, sia se li asciugavo con il diffusore in inverno e sia se li facevo asciugare all'aria in estate. In inverno ovviamente non faccio mai la riga perché col diffusore diventa un po' difficile e mi si appiattiscono qua con qualsiasi tipo di meccanismo di asciugatura, ma in estate asciugandole all'aria aperta faccio la riga anche con altri prodotti di questo genere e il capello prende una bellissima forma. Poi ho terminato una delle due scatole degli integratori che sto usando in questo periodo per unghie e capelli e della Arco Farm Arco Capil, capelli e unghie, formula fortificata, vitalità, brillantezza e forza, ferro, zinco, selenio, rame, biotina, cistina, metionina, acido folico, vitamine B5, B6, D3, programma intensivo 3 mesi, se ne prendono 2 capsule al giorno. Mi manca ancora forse un mesetto ancora di trattamento, quindi diciamo una recensione vera e propria, preferisco farla al termine dell'altra confezione. Però per il momento sento veramente le unghie molto forti. In questo periodo, durante le feste di Natale, non le ho limate, sono cresciute abbastanza e sono anche molto forti. A parte un paio che mi si sono spezzate, tra cui questa ieri sera, però si è spezzata proprio alla punta a punta, che è la parte ovviamente meno forte perché quella ormai più secca, però per il resto sono veramente molto forti e con le unghie così lunghe ci ho fatto anche allenamento e non si sono rotte. Per quanto riguarda invece i capelli, al momento vedo una crescita di mini capellini, cioè più volume, nel senso che stanno crescendo altri capelli nuovi. Ovviamente sui capelli vecchi più di tanto non si può fare, ma sulla crescita si può sempre lavorare. C'è sempre ovviamente il lato negativo, cioè la proliferazione di altro tipo di di capelli, di peli. L'unica, forse il lato positivo per quanto riguarda i peli, che mi si stanno riempiendo eventuali buchetti nelle sopracciglia e mi si fortificano anche abbastanza le ciglia. Poi per il resto l'estetista farà più lavoro. Poi ho terminato della G-Cube della linea Endless Lisse l'Extra Silk Shampoo, quindi lo shampoo extra lisciante. Uso questo prodotto da tanti anni, mi trovo molto bene. Di solito utilizzo sempre questo shampoo in combo con la maschera extra lisciante. Da quando utilizzo questa combo, io la piastra veramente la passo rarissime volte. Facciamo una piccola percentuale su 10 volte che decido di avere il capello più liscio, forse una volta li accompagno poi anche con la piastra, ma per il resto non ne vedo proprio l'esigenza. Ovviamente utilizzo insieme a questi prodotti la spazzola quadrata che aiuta molto a dare sia volume che la forma liscia al capello.
tantissime salviette struccanti. Un attimo che le voglio prendere tutte quante. Non ce ne sono più? No. Allora, sono 4 confezioni della seta blu. Questo è il, diciamo, la seconda marca preferita per quanto riguarda le salviette struccanti con acqua micellare. Sono salviette struccanti, acqua micellare, pelli sensibili, triplazione, detergano, idratano, leniscono. È una formula made in Italy. Sono 40 salviette e mi trovo molto bene, tolgono qualsiasi tipo di trucco per quanto riguarda gli occhi o rossetti intensivi. Lascio agire leggermente qualche secondo il prodotto e poi tiro via e insisto leggermente tra le ciglia per togliere il mascara e si toglie veramente tutto molto rapidamente. Il tessuto è molto morbido, mi piacciono tanto. Poi ho terminato anche questa piccola confezione da viaggio della Premium Lilla struccante. Questo non mi ricordo se ve l'ho recensita, ma non mi sono piaciute molto, bruciavano un po' gli occhi, con proteine della mandorla, non mi sono piaciute tantissimo. Queste veramente piccoline le ho portate in viaggio. Poi ho terminato della Benecos la body lotion all'albicocca e sambuco. È un prodotto vegan, biomix, eccetera, dal profumo buonissimo, delicatissimo, idratantissimo, mi è piaciuto tanto. Anche di questo c'è la recensione. Era una confezione da 150 ml. Ho finito della Garnier Ambre Solaire la crema viso solare 50+, protezione molto alta. Anche di questo c'è la recensione. Durante l'estate la utilizzo anche se devo semplicemente fare una passeggiata all'aria aperta, ma poi ovviamente per l'esposizione solare. In inverno e comunque durante il resto dell'anno cerco sempre di mettere, quando so di stare tanto tempo fuori, mi faccio una passeggiata, vado per parchi archeologici, cerco sempre di mettere una protezione, quindi poi durante l'inverno si smaltiscono in questo modo. Poi ancora il solare, questo della Stenom, della linea Dermacare Sun Protection, protezione solare alta senza profumo. Questo era un SPF 30 da 125 ml, utilizzo da sempre probabilmente i solari della Stenom, mi sono sempre trovata benissimo. Questa confezione è comoda perché ha questo tipo di erogatore e il prodotto è molto lattiginoso, sembra un latte, non è pesante, non lascia scia bianca, mi piace tantissimo e poi protegge. Non mi sono mai scottata con un prodotto solare della Stenom da 30, da 50, mai. E è così leggera questa formulazione che è fattibile da mettere anche sul viso e sotto ovviamente il trucco. L'ho messo, il mio fondotinta dell'Eofidra non si è sciolto. Fondotinta dell'Eofidra, ho fatto anche una recensione molto approfondita, ve la lascio nelle schede, ovviamente anche giù nell'info box, ma veramente un prodotto eccellente. Hanno un costo, ma spesso e volentieri, specialmente verso inizio estate, giugno e verso agosto, mettono sempre delle offerte molto alte, poi anche tipo a pacchetti. Poi ancora della G-Cube uno spray, un Color Universe, uno shine spray, uno spray extra brillantezza. Questo anche ve l'ho recensito, lo sa, aveva anche un fattore di protezione, quindi mi è piaciuto tantissimo usarlo ovviamente durante l'esposizione solare o comunque sempre discorso sole oltre il mare, oltre la giornata di mare. Mi piaceva poi tanto come profumo per capelli, perché ha un profumo, si sente ancora, molto dolce ma non stucchevole, piacevole da sentire quando si muovono i capelli. E tipo spesso e volentieri l'ho utilizzato tipo tra uno shampoo e l'altro quando il capello non era più freschissimo, e per evitare ovviamente il contatto con le persone, il capello non sporco, vari odorini non carini, una spruzzata di questo e mi sentivo benissimo. Poi
terminato della Naturline Nature Cosmetics un gel detergente viso al cetriolo e guanà, naturalmente delicato, era certificato eco, certo, questo non sbaglio, non ve l'ho mai recensito. È un efficace e delicato, un gel detergente che elimina le impurità che si depositano sulla pelle durante la giornata. Gli estratti rinfrescanti di cetriolo e guanà di agricoltura biologica preparano la pelle in modo ottimale ai trattamenti successivi. Non contiene sostanze coloranti, profumanti e sintetiche, né componenti a base di oli minerali. Come vi ho detto, è certificato EcoCert. Il 99,5% del totale degli ingredienti sono di origine naturale, l'8,5% del totale degli ingredienti sono prodotti di agricoltura biologica. È un prodotto vegan ed è stato acquistato, prodotto in Svizzera, l'ho acquistato alla Conad. Era un detergente da 150 ml, mi è durato ovviamente tantissimo. Io i detergenti li uso ovviamente 2 volte al giorno, la mattina e la sera post struccaggio. Non è un prodotto che strucca, quindi come struccante non ve lo consiglio, ma come detergente delicato che vi lascia una sensazione di pulizia abbastanza profonda. Il cetriolo poi dà questo effetto rinfrescante che chiude anche un pochino i pori. Mi sono trovata benissimo. Stavo strozzando. Io una volta tipo a settimana faccio uno scrub con l'olio di... Olio di... Oh mamma! Un coso puzzolente che non mi ricordo ora come si chiama. Ovviamente miscelato con sostanze scrubanti, quali può essere, di solito utilizzo il bicarbonato. Lascia ovviamente sulla pelle la sensazione di grasso, ma passando e detergendo la pelle con questo prodotto, questa sensazione si toglie immediatamente. Mi è piaciuto molto. Poi anche l'odore era buono. Poi, dell'antica erboristeria, uno shampoo addolcente, vitamina B1, biosorbabolo, che ancora non so cosa sia, vitamina C alla camomilla per capelli delicati, classico shampoo per capelli biondi, mi è piaciuto, ha deterso bene, anche di questo vi ho fatto la recensione, e anche di questo adoro il profumo alla camomilla. Poi ho terminato l'ennesima Limas Facce di Essence, secondo me sono 10 anni che l'acquisto e mi trovo sempre benissimo. Poi, della Essence non so se vi ricordate, diversi anni fa Essence uscì con un kit per imitare il gel sulle unghie, c'erano delle lunette tipo in plastica, varie base coat e poi il top coat per eccellenza di Essence che non fa più. Questo era uno dei base coat di quella linea, era il Better Than Gel Nails, il best seller in numero 3 soft white, quindi che lasciava l'unghia color latte, diciamo. Anche di questo c'è la recensione. Io quel kit l'ho odiato, ma i prodotti presi di per sé, quindi i vari smalti e il top coat, erano eccellenti, mi piacevano tantissimo. Questo tante volte l'ho utilizzato proprio a solo, senza neanche mettere una base sotto. Un paio di passate lasciava l'unghia veramente delicatamente imbiancata, toglieva anche un po' il giallore delle unghie. Poi buttiamo le mani. Un prodotto della Bottega Verde di quest'estate, della collezione di quest'estate, il gel corpo tonalizzante illuminante, praticamente un gel con dei micro pallini colorati per enfatizzare l'abbronzatura e dei glitter. L'ho usato tantissimo sulle gambe quest'estate, sulle braccia e il décolleté, ed mi ha aiutato ad avere un po' di tono per quanto riguarda l'abbronzatura. L'ho ritrovato in offerta di recente e l'ho acquistato per il prossimo anno. Poi ho terminato della Elon, linea
Dolcezza Ape Lab, idratante, emolliente, vellutante alla cera d'api, propolis e burro di karité, un lip balm sorry. Non ci sono i grammi, vabbè, bio, non ci sono i grammi. L'ho scavato fino alla fine, non so se si vede, mi è piaciuto tantissimo, anche di questo c'è la recensione, la recensione. È un prodotto eccellente, poi dell'Elan mi fido tantissimo, utilizzo anche dei cosmetici, ho utilizzato delle creme, mi piace molto, shampoo, sono buonissimi. Continuiamo a buttare le mani, poi un piccolo campioncino del profumo di Guerlain, il Le Petit Robe Noir, quindi quello con il vestitino così, che mi piace tantissimo. Ora ne ho un altro piccolo campioncino. Io ho una conoscente che lavora in una profumeria, che è una catena, quindi ha diversi store nella mia città. Quando decido di andare in quella profumeria, sì, devo decidere di andare sempre dove lavora questa mia conoscente amica, perché mi dà un sacco di campioncini. Se io spendo lo stesso quantitativo in un altro negozio, ovviamente non mi conoscono, non mi danno niente. Lei mi riempie di campioncini. Però è un pochino distante da casa mia, quindi ci vado raramente. Ma mi devo abituare ad andare, quando mi servono cose di quella profumeria, di andare sempre là. Comunque mi piace molto questo profumo. E miracolosamente non mi dà neanche allergia, perché sono allergica a molti profumi. Questo è un eau de toilette, probabilmente per questo, perché è più delicato. Anche se un eau de toilette regge molto molto bene. Mi è piaciuto. Poi ho l'altro camioncino, se riesco vi faccio una recensione un po' più approfondita. Ovviamente è un profumo di conoscenza, nel senso che si conosce in giro da un bel po', però mi è piaciuto molto, e quindi voglio fare una recensione leggermente più approfondita. Poi continuiamo a buttare le mani. Ho terminato una crema viso della Botanica Naturalmente, la crema viso idratante, che compro e ricompro spesso perché la prendo al supermercato sotto casa. Questa è quella bella idratata e fresca, benessere tutta la giornata, molto buona. Poi ho terminato un altro profumino, questo è della Bottega Verde, mi fu stato omaggiato per il mio compleanno, forse non di quest'anno appena passato ma di quello precedente, un profumo delicato molto molto persistente, anche questo è uno dei toilette, anche questo non mi ha dato fastidio sulla pelle, molto fiorito, si chiama Giardini Toscani, podere fiorito, è buonissimo. Mi devo iniziare ad abituare a prendere dei profumi, perché mi piacciono ma ho sempre paura che mi facciano allergia. Poi ho terminato, prodotto di make up, è una matita nera occhi Deep Black 02, ma di che marca è? Forse di Idea Bellezza, mi pare di sì. Sì. Non mi è piaciuta molto, c'è sempre la recensione, perché scioglie molto, non è troppo resistente neanche con fissata con una polvere o una cipria o un ombretto nero, mi faceva sempre sia la caccolina che si scioglieva qua nell'angolo. Continuo a buttare le mani, esce un'altra matita, questa è una matita labbra, non c'è più scritto nulla, oh oh, di cos'era? Non ho la più pallida idea. Ok, farò uno spulcio dei vecchi video, cercherò di capire di che marca era e ve la lascio giù nell'info box. Non mi ricordo proprio. Può capitare. Poi. Il correttore liquido della Astra, si è cancellato tutto, dura niente, ingrigisce la zona, anche secondo me perché ho sbagliato colore, mi sono fidata del tizio che me l'ha venduta, dicevo che per me era troppo chiara e non mi è piaciuta molto. Poi vado a buttare questa colla per ciglia finte della Essence che devo ricomprare. Questa è la Frame for Fame Lash Glue. Si è praticamente solidificata e puzza, non la metterei mai vicino agli occhi. La volevo utilizzare di recente per le festività di Natale, ma
L'odore è terrificante. Ah, volevo andare alla festa di aziendale e mettermi le ciglia finte, ma l'odore era troppo brutto, quindi alla fine ho passato più e più mascara per avere un effetto ancora più... Un lucida labbra. I don't know, non so di che marca sia. Ho un... Forse era della L'Oreal. Sì, forse era L'Oreal, mi ricordo il packaging. Nella numerazione... Era un Rouge à l'œuvre Liquid Platinum Crystal 02 Violet Fonce, forse. Comunque, un lucido labbra viola, molto glitterato, dava un bel effetto sulle labbra, ma si è rotto il piripicchiolo. Il prodotto c'è, ma non lo posso più recuperare, quindi lo cestiniamo. Poi, della Blix, un Mid Comfort Liquid Lip Moisturizer. Diciamo un lucida labbra benefico per le labbra, che aiutava a evitare la fuoriuscita di herpes. Aveva un fattore di protezione. La confezione era fatta con questa pallina che aiutava anche a dare un po' di sollievo se già era uscito l'herpes, quindi, perché comunque le labbra durante la fuoriuscita dell'herpes sono veramente disidratate, terrificanti, arrossate, fanno un male bestia, quindi aiutava anche sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda evitare la fuoriuscita dell'herpes, secondo me funzionava, ma sempre ovviamente nei limiti di un prodotto labbra. Poi, altro prodotto solare della Geomar, uno stick solare zone sensibili con bio aloe vera, protezione 50 più, protezione molto alta, SPF UVA da 9 ml, anche questo l'ho scavato fino alla morte. Lasciava un po' di patina bianca, ma i prodotti stick, che sono ovviamente più corposi rispetto a un fluido, lasciano la scia bianca. Io lo utilizzo, questo tipo di prodotto, nella zona del contorno, sulle labbra, sui nei più particolari che rischiano di trasformarsene, un paio sulla schiena e poi sul tatuaggio. Non mi interessa avere il tatuaggio sbiancato durante l'esposizione, ma basta che non mi si fa verde, fanno schifo i tatuaggi verdi. Poi, contorno occhi della Omnia Botanica con olio di rosa moscheta purissimo bio da 15 ml, che buon profumo, molto idratante e rinfrescante, anche questo mi è piaciuto tanto. E vado anche a cestinare un contenitore da sport, quindi da travel size, da 50 ml, che utilizzo a casa durante l'estate per miscelare crema e fondotinta, per farmi una crema colorata buona per l'estate, per evitare di cambiare fondotinta, comprare qualcosa di più leggero. Preferisco miscelare un fondotinta che conosco con una crema idratante per aiutarmi a dare un aspetto un pochino più uniforme, non copre l'abbronzatura che mi si fa sul viso. Abbronzatura è un parolone, però comunque ha un effetto più levigato e mi piace molto. Per ora questo qua lo devo eliminare, si è fatto tutto opaco all'interno, non lo riesco a lavare, preferisco buttarlo. Di tanto in tanto questi contenitori di asporto, che hanno una plastica diciamo inferiore rispetto a quella che può essere un contenitore del genere, vanno comunque cestinati dopo un po'. Ok, il mio bustone è vuotato finalmente. Ora qua c'è un bordello di pazzi che devo sistemare. Io nel frattempo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale, giù trovate ovviamente il tastino per l'iscrizione. Se non volete perdere nessuno dei miei video, c'è anche la campanella per le notifiche. E se ti è piaciuto il video e lo sforzo che ho fatto per finire questi prodotti, tenerli da parte, mostrarveli e parlarne bene, mettimi un bel pollice in su e io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!